Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di The Sims 4 Arredi da Sogno. Allora ragazzi, come potete vedere è acceso qui un ventilatore perché, raga, inizia a fare veramente caldo e registrare inizia a diventare complicato. Come vedete mi sto aggiustando, diciamo, per sentire meno caldo. Comunque, andiamo subito in game perché ragazzi, la nostra Sophie ha preso, dopo una giornata di pausa, che voi avete visto e che è stata molto fruttuosa sia a livello di amicizia che a livello di amore, ha preso un nuovo ingaggio con, aspettate, Leggende del Karaoke. Adoro, quindi andiamo a San Myshuno, ragazzi, il budget del cliente è molto più alto e abbiamo da fare una ristrutturazione di una camera da letto. Ovviamente, oltre questo, raga, come avevo detto, ho migliorato, ho completato, diciamo, la cucina, ve la faccio vedere. Ho cambiato, allora ho messo questa roba qui, il microonde con questa robina. Ho messo delle piante qui sul davanzale. Poi ho cambiato il tavolo, ho messo l'altro tavolo di Arredi da Sogno con le altre sedie e lo amo particolarmente. Ho abbellito questa parete utilizzando anche questo tavolino che anche questo mi piace particolarmente. E poi ho, diciamo, decorato un po' questa parete, mi piace molto, ho messo anche la tenda. Oltretutto, raga, ho aggiunto questa carta da parati, ho cambiato questa libreria che prima ce n'era un'altra che non mi piaceva e poi, raga, ho finalmente completato e finito il bagno. Come potete vedere, ho messo una doccia, ne avevamo bisogno, ho messo un muretto a mezza altezza, ho messo dei tappeti, ho messo un po' di decorazioni tra quadri, saponi e asciugamani. Qui anche la zona del gabinetto, ormai questo qui, raga, è ovunque, io lo amo, e quindi nulla. Devo dire che ho migliorato, già la vedo molto più bella questa casa. Fatemi sapere, ovviamente, nei commenti, raga, cosa ne pensate. Abbiamo ancora da migliorare di gran lunga la camera da letto, che sarà la prossima stanza che andrò a fare, e poi completare appunto la, come dire, il soggiorno qui, la sala. In tutto questo vedete il mio ragazzo che passa dietro. E nulla, allora, dobbiamo andare a fare questo. Oddio, ma io credo che dovrò cambiare questa finestra, raga, perché, cioè, vedete, si incastra con il rubinetto della cucina, adoro. E allora, lei sta facendo colazione. Sì, allora si sente il click il suono del gioco. Allora, lei cosa deve fare in realtà? Deve andare in bagno, ma nel frattempo, scusa, vai qui e ti faccio passare l'aspirapolvere, così manteniamo casa pulita, anche perché noi ci andiamo al lavoro fra un paio di ore, quindi siccome è un po' presto, passa l'aspirapolvere in giro, siccome è un po' presto per chiamare la gente a casa, eviterei, diciamo, di fare questa roba. E comunque io amo come sta venendo questa casa, raga, mi dispiace un po' doverla lasciare, però io mi immagino che se lei diventa ricca, comunque ricca, nel senso, se fa carriera o comunque si sposa e vuole avere dei bambini, questa casa un po' container è un po' piccola, però mi piace l'idea magari di ristrutturarla tutta e poi venderla al miglior offerente, quindi guadagnarci dei soldi e trasferirci invece da un'altra parte. Comunque mi piace. Quindi, sì, quello che vi dicevo l'altra volta di cambiare completamente, mi sa di no. Credo che la completerò anche nella ristrutturazione e poi magari la lascerò. La venderò e andrò a vivere da un'altra parte. Sì, teso, fai qui, vai in bagno, ti faccio anche lavare i denti. Poi sono le 7:13, quindi in realtà potremmo chiacchierare con lei e poi inviare un SMS alle nostre amiche e anche a Izzy, che vorrei farlo diventare nostro amico. E poi inviamo anche un SMS a Jules. Facciamola diventare un po' più social, un po' più, anzi, un po' più socievole più che social. Dovremmo crearle un profilo su Instagram, mi piacerebbe. Oddio, adoro.
Lei sta mandando messaggi come se non ci fosse un domani. Sofia, un ingaggio. Allora, volevo metterle come abiti, cambia abito, il terzo abito, raga. Anche se credo che lei vorrà un abito da clima caldo, però ve lo volevo far vedere. Vai qui, anzi, ti dirò di più. Vai qui, che ti voglio vedere alla luce del Zaule. Guardate che bellina, scusate, ma è stupenda la nostra Sofì, io la amo, raga, continuo a pensare che sia una delle simmine meglio riuscite, oddio, ora meglio riuscite, sì, perché l'ho fatta io, quindi sono veramente contento di lei, cioè mi piace proprio un sacco esteticamente, ora è bionda con un fisico pazzesco, quindi cosa le vuoi dire? Cioè, gioca anche facile, nel senso abbiamo giocato anche facile questa partita. Però, cioè, comunque, non è scontato perché questi, allora, devo dire che questi nuovi capelli di Arredi da Sogno mi piacciono particolarmente, sono veramente, veramente belli. Comunque, i piedi alla 10-10 non ce li meritavamo. E cosa sta facendo? Sta guardando la TV, tanto tra un po' andiamo a lavorare. Assolutamente, raga. Io vorrei provare a fare velocemente con voi un po' tutto. Allora, siamo a San Myshuno. Vorrei fare, diciamo, l'ingaggio tutto in questo episodio. Speriamo di riuscire a farlo. Allora, siamo a San Myshuno e dovremmo bussare. Bussa alla porta. Credo sia questo, effettivamente. Visita il. Cosa dobbiamo fare? Ristrutturazione di una camera da letto. Decidiamo anche di chi. Perché qui in realtà io le ho già ristrutturate. Allora, abbiamo questa camera da letto, oppure no, questa mi piace troppo. Quindi farei la camera da letto di lui, se c'è. Quindi cerchiamolo. Allora, qui c'è la Darling Walsh che potremmo presentarci amichevolmente al volo. E poi eccolo, c'è lui. Akira Kibo, bellino. Allora, presentazione amichevole con Akira Kibo. Che non fa mai male. C'è lei che è spaventata. Allora, parliamo con il nostro nuovo cliente. No, che manda via? C'è tutto un manda via il cliente? No. Amo, dobbiamo parlare. Forse non hai capito. Chiedi. Prometti una ristrutturazione. Come si dice? Una ristrutturazione ben riuscita, innanzitutto. Ah, bellina anche lei. Mi piace un sacco, ma lei secondo me amerà il viola o il rosa? Una roba del genere? Mostra il portfolio. E poi, oddio, che flirta. Chiedi di vedere la tavola stilistica. Cerchiamo di ottenere un po' di informazioni dal nostro nuovo cliente, raga. Che è Akira Kibo, bellissimo con la matita agli occhi. Adoro, adoro. Chiedi là di vedere la bacheca di Simsterest. Anzi, no, anche lui. Ah no, gradisce l'arredamento essenziale. Ora, l'arredamento essenziale a me non dispiace, però l'abbiamo già usato. Impara a conoscere. Oddio, raga, non. Sembra che Beatrice si stia divertendo. Deve guadagnare la preferenza. Gradisce il canto. No. Il canto no, oddio, abbiamo cantato l'altro giorno al karaoke, quindi poteva essere una cosa interessante. Vediamo un po' amichevole. Volevo chiedere del colore preferito, decisamente. Proponi un tipo di arredamento diverso? No, decoratrice di interni, vediamo un po'. Discuti delle ultime tendenze. Dobbiamo assolutamente capire il suo colore preferito. Proponi. No. Amichevole, volevo chiedere degli hobby, vediamo se ha degli hobby. Ok, non gli piace assolutamente il viola, ragazzi. È romantico, ispeziona quando la vita ti riserva della biancheria. Ma no, ma che fai? Chiedi di vedere la bacheca. No. Voglio capire se appunto ha degli hobby. Chiedi del gusto decorativo. Non gradisce il colore arancione, quindi niente arancione, niente viola, ragazzi. Oddio. Chiedi di vedere le ispirazioni. Vediamo un pochino. Ok, gradisce il bowling. Gradisce il violino. Ok, il violino, ragazzi, non il bowling. Oddio, quante cose ci dobbiamo ricordare. Non gli piace l'arredamento lusso cosmico. Adoro. Adoro, raga, c'ha un sacco di
Discuti dei motivi, c'è un sacco di... Ok, non gradisce la programmazione, quindi niente computer, niente angolo computer, raga. Ok, scatta la foto del prima e mandiamo via il cliente. Allora, andiamo qui. Ora, questa camera non mi dispiaceva. Decoratrice di interni, scatta le foto del prima. Vediamo un po'. Sì, ok. Abbiamo la zona del letto che andrà cambiata, orrenda. Ok, raga, mi sono accorto che comunque le ristrutturazioni che ho fatto effettivamente le ho fa. Oddio, dobbiamo togliere assolutamente quest'angolo. Qui metteremo tipo il violino. Alcune ristrutturazioni che ho fatto, devo dire che con questo gamepack posso decisamente migliorarle. Ok, volevo fare una foto globale alla stanza, vediamo un po'. Ah, raga, un'altra cosa, e qui mi dovrete aiutare voi, mandiamo via il cliente nel frattempo. Avevo capito che noi, quando facciamo le foto del prima e del dopo, potevamo fare, cioè riprendere le stesse inquadrature che abbiamo fatto con le foto del prima. Quindi volevo capire anche questa roba. Amo, te ne devi andare. Vattene, adoro! Ok, no, non devi giocare, amo. Dobbiamo entrare nella modalità compra e costruisci. Allora, niente arancione, niente viola, niente programmazione. Quindi io inizierei a fare una roba del genere, raga. E credo proprio che in questa camera potremmo fargli una bella cabina armadio. Decisamente, adoro, adoro. Ok, togliamo queste luci, leviamo questi quadri, leviamo questo... tutto, tutto, voglio levare tutto. Maro, ma l'avevo fatta io, siamo sicuri che questa camera l'avevo fatta io? Ok, niente viola, niente arancione, arredamento essenziale, gradisce il bowling e il violino. Vabbè, ci proveremo. Allora, mettiamo un po' di luci, raga, secondo me questo episodio avverrà abbastanza lungo, però come mi avete detto vi piace un sacco sentirmi anche commentare le varie situazioni. Allora, vediamo se... Ma scusate, qui c'è lo stile, sì, essenziale. Oh, adoro, c'è anche la carta da parati essenziale. Ok, questa carta da parati in realtà è essenziale, però volevo cambiarla. Tipo, non arancione, andiamo un po' più sul chiaro. Voilà! Adoro, vediamo il pavimento, raga, essenziale. Ok, questo non è essenziale, decisamente. Innanzitutto mettiamo il bb.move objects on, che me lo scordo sempre prima di registrare. E andrei più su. Ok, allora, qui. Oddio. Beh, mi piace molto di più. Mi piace molto, molto di più. Allora, qui, raga, una cabina armadio non me la leva nessuno. Cioè, scusate, fatemi capire. Non po posso mettere dei muri, secondo voi? Eh sì, che posso mettere dei muri. Ora vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare. Opla e opla. Ok. Fatemi togliere sta luce che è tutto troppo illuminato. Questo orologio, parliamone. Abbiamo 13.000, ragazzi. Allora, secondo me... Oh, adoro. Aspettate, fatemi capire se anche nelle... Oddio, anche qui c'è una roba esenziale. Anche sulle finestre. Allora, abbiamo questa roba che è di vetro, ma io volevo mettere... Oh. Bellino, tutto di vetro, fatto tutto di vetro, mi piace tantissimo. E andiamo, raga, di... Non capisco perché mi risulta così illuminato, raga, posso dire. Oh, questo molto meglio. Andiamo di cabina armadio, raga, senza ombra proprio di dubbio alcuno. E voglio capire se però quello che noi facciamo solitamente... aspettate, superfici tipo... Ok,
Fatemi un attimo capire, perché secondo me le robe del Game Pack non vanno bene. Non c'è nulla di essenziale delle robe del Game Pack. Allora facciamo un'altra cosa, scusate. Andiamo prima il letto. Il letto essenziale, quale può essere? Ce ne sono un pochino. Andrei di questo, raga. Andrei di questo. Allora, innanzitutto io lo piazzerei così. Ma forse anche qui. Scusate. Oh, facciamo un po' più. Opla. Cambiamo i colori, vediamo. Allora, lui non piace né l'arancione né il viola, raga, quindi dobbiamo stare molto attenti. Questo non mi dispiace. Allora, facciamolo così, proviamo questa colorazione. Cos'è? Cani e gatti. Quindi abbiamo cani e gatti, sarebbe questo. E quindi questo? Oddio, no. Oddio. Un po' bruttini. Aspettate, fatemi capire. Forse più. No, ma in effetti. Questo non mi dispiace. Forse però ci sta più chiaro che scuro. O addirittura così. Fatemi capire delle robe. Non c'entra niente questo letto con. Perché non c'entrano niente? Forse va più con questo. No, ma essenziale mi piace più questo. Vabbè, andiamo avanti, raga. Vediamo gli specchi. Di specchi ce n'è. Ce n'è un bel po'. Madò, io però non lo voglio fare. Non lo volevo fare troppo classico. Ma no, ma lo specchio non va di qua. Lo specchio lo dobbiamo mettere qui. Assolutamente vicino alla cabina armadio. Mentre qui ci volevo mettere un bel. Opla. Lo sapevo che capitava questo. Oddio. Forse sì. Aspettate, fatemi capire. No, non ci va questo colore. Ma non ci va neanche questo. Oh. Mettiamo questo, vai. Che funziona decisamente di più. Voilà. Sì. Adoro. Adoro tantissimo, raga. Questo colore magico, bellino, mi piace. Piante come se non ci fosse un domani. Allora, l'arredamento essenziale devo dire che non è per niente male, eh? Non è per niente male. Allora, mettiamo delle piantine qui, ci possono stare. E volevo mettere ovviamente i libri, se va bene, se li troviamo. Io volevo me. Non ci sono ovviamente i libri quelli normali. Potremmo mettere una cosa del genere. Perché no? Oh, voilà! Adoro! Adoro! Scusate. Ok, leviamo essenziale perché ci devo mettere il violino. C'è il violino? Sì, adoro. Ma io glielo metterei sul blu. Bellino, bellino, un sacco. Arredi da sogno, no, ma che arredi da sogno? Scusate, no, ho sbagliato. Devo mettere essenziale. Abbiamo bisogno di un quadro essenziale. Oddio, costa un bel po', però ci possiamo provare, perché mi piace un monte. O forse meglio questo. Che chic. Bellino. Bellino. Bello. Bello, sì, ha voglia. Anche le tende, devo dire che abbiamo un sacco di. Mi piace questo stile essenziale. Devo dire che anche se l'abbiamo già utilizzato nei nostri video, però devo dire che funziona un bel po'. Ok, abbiamo un problema con forse le tende. Fatemi capire.
No. Potremmo anche evitare. Ok, ci sarebbe questa in realtà, raga. Che non è male, guarda, vicino alla cabina armadio, una tenda così non mi dispiace affatto. Aspettate, fatemi aggiustare queste piante. Che ovviamente, raga, non possono mancare in un mio. Ok, la mettiamo anche di qua questa tenda. E questa invece la lasciamo un po'. Lasciamo un po' di vuoto, insomma. Sì, ci può stare. Ok, allora, decisamente una poltrona essenziale. Essenziale, la sedia musicale. Oddio, ma troppe poltrone poi. Facciamo una cosa, mettiamo esatto, una libreria. Anzi, come dire, una sorta di scaffale. Che non è male, infatti, bellino. Bellino, mi piace, mi piace. Qui ci vuole una piantana, ma di quelle abbastanza. Io le metterei una cosa abbastanza moderna, però lui vuole le cose essenziali e non sono proprio modernissime. Fatemi. Girl. Yes, mi piace. Mentre come. Potremmo mettere questa. I like a broom proprio. Come quadri abbiamo messo questo qui, quindi lì potremmo mettere una roba tipo. Oddio. Sì, perché no? In realtà sì. Potremmo mettere una roba così. Mi piace un sacco. Raga, cabina armadio adesso, assolutamente. Allora, ci sarebbe da mettere questo volendo, o questo qui addirittura. Però io non volevo mettere questa roba. Oddio, ci sta molto bene in realtà. Ci sta. No, non ci sta molto bene, scusate. Potremmo mettere questa robina qui, così. E questo però è doppio. Allora, aspetta. Mettiamo così. No, 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 no. Scusate, su questo devo essere. Non devo rispettare superfici. No, scusate, devo mettere il pacchetto. Raga, ormai vado girando. Cioè vado costruendo e arredando solo con questa roba. Scusate, ma io proprio. Mi piace troppo. Come posso fare? Non lo so. Allora, vorrevo appunto questa cabina armadio. E quindi io direi di fare così. Solo che ci vuole forse bianca. O appunto un po' così. Uno, due e tre. Poi mettere per l'appunto questa robina così. Beh, raga, comunque fa la sua porca figura, eh? A dire proprio la verità. Oh, adoro, adoro. E questo lo andiamo a mettere. Mi sono complicato la vita mettendo prima i muri qua con i vetri vari, però vabbè. Mettiamo su tutto, scusate. Tutto tutto e mettiamo arredi da sogno perché così trovo prima le cose e abbiamo le scarpe, le mettiamo qua che mi piacciono un sacco, le scatole, le scatolone, qui ci piacciono. Voi direte, ma perché ti devi complicare così la vita? Me lo sto chiedendo anch'io. E poi i vari vestiti. Oh, voilà, uno qui, e metterei questo qui, dai. Adoro! Beh, raga, comunque è proprio bello. Comunque, io ho sbagliato qui, perché qui in realtà ci va quello vuoto. C'è, e quindi perché non metterlo? Scusate, eh? Anzi, ci sono i cubi. Adoro. Scusate.
ci sta molto meglio, no? Così possiamo mettere le a... Oddio, una luce che non fa mai male. Questo qui, no, ancora scarpe volevo mettere io. Magari in un altro colore. Voilà. Bellino, bellino. Beh, decisamente, raga, mi piace un sacco questa cabina armadio. Forse, forse, per concludere, ci vorrebbe un tappeto. Allora, decorazioni, tappeti, non arredi da sogno, ma a questo punto andiamo su essenziale. Oddio, ogni volta che dico essenziale penso alla... come si dice? Alla canzone di Marco Mengoni. Non so perché. Vabbè, si chiamava così. Metterei un bel tappeto così qua proprio a far capire che adoro, raga, adorissimo. Ok, andiamo a fare. Penso di essere stato anche all'interno del budget. Raga, questo video durerà un'eternità. Quindi niente, festeggeremo insieme il Capodanno. Adoro. E andiamo a fare appunto le fotine per appunto il... guardate qui, la cabina armadio è stupenda! Adoro, raga, ditemi se non è bellissima questa cabina armadio. Ok, una qui e poi avevamo fatto uno un po' tipo, oddio, un po' tipo globale alla Stanja. Voilà. Ok, e andiamo a rivelare lo spazio che in questo caso devo andare, credo... dove devo andare per rivelare lo spazio? Aspettate, aiuto! Ah no, devo cliccare su di lei, sono una pizza. Sì, infatti... Oh, se riesco, raga. Decoratrice d'interna, chiama i clienti nell'otto. Allora, uno e uno, poi due e due. Le violin con le violin, questo con questo e questo con questo. Andiamo a chiamare, ragazzi, i nostri clienti. Adoro. Adorissimo. Secondo me, raga, è andato bene. Cioè, secondo me, riusciamo tranquillamente. Tutto a posto, amo. Dai. Chiama i clienti. Il problema di questa ristrutturazione è che noi ci siamo basati veramente sul... rivela la ristrutturazione. Ci siamo basati veramente sul... come dire... sulla scelta... sui gusti, anzi, solo di Akira Kibo. Quindi, comunque molto colorata, mi piace. Ugh, ragazzi, questa cabina armadio l'ho amata. L'ho amata, ho amato fare questa cabina armadio, sono contentissimo. Dicevo, quindi dobbiamo stare attenti perché secondo me un pochino forse i gusti delle altre due non saranno proprio al massimo, non ci daranno proprio un... no, chiedi il colore preferito, vabbè sì, dobbiamo parlare con loro, parla di cucina, complimento sincero e poi discuti degli interessi, ma per favore dai un'occhiata. Ok, speriamo che loro parlino. Io, raga, scusatemi, ma velocizzo un po', ma più che altro per voi. Voglio sapere come è andata a finire questa roba. Sfoggia gli oggetti, sì, dai un'occhiata, dai un'occhiata, secondo me. E dai un'occhiata, guardate che bella questa cabina armadio. Niente, quante volte l'avrò detto che la cabina armadio è molto bella? 10.000 volte, secondo me. Speriamo che lui, bello velocemente, ci dica cosa ne pensa. In realtà stanno venendo anche gli altri. Allora, lui è pronto, quindi chiedi il verdetto finale e speriamo che gli piaccia. Vediamo un po'. Beh, sì, ragazzi. Assolutamente. È ispirato, adoro. Decifrare le reazioni. Ok, dai un'occhiata, vai, Ami. Datevi da fare davvero tante. Ok, chiediamolo anche a lei e anche a lei. Comunque questa famiglia non si è mai capito. A parte, vabbè, lei che mi sembra molto gender fluid e amo follemente. Sono disponibile a concludere, però volevo sapere lui cosa ci aveva detto.
Vai a casa e capiamo appunto cosa ci hanno detto, così poi, raga, concludiamo. Io nel frattempo, raga, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di mettere un mi piace e commentare e andarmi a seguire anche su Instagram, perché anche attraverso Instagram io vi avviso di novità, di magari facciamo due chiacchiere in più. In più, se volete entrare nel server Discord, mi dovete scrivere comunque su Instagram. Sembra che tu abbia svolto un buon lavoro, solo che non è di mio gusto. Tecnicamente soddisfa tutti i requisiti, ma non fa per me. Beh, è andata bene. Sembra che i clienti apprezzino davvero la nuova disposizione e l'attenzione al dettaglio è sembrata. Vabbè, io direi che è andata abbastanza bene. Infatti, come potete vedere, il rendimento è salito. Va bene, ragazzi. Allora, io direi che con questo episodio possiamo concludere qui. Io torno un attimo nella grafica, senza gioco. E niente, io vi mando un bacio, raga, dal vostro Daniele Danzu. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!